Oggi su Fanner News, Goal Parade, le 5 perle di giornata. Number 1, i migliori interventi dei numeri 1. Top players, chi saranno stati i due giocatori più decisivi di giornata? Top moments, i 5 migliori momenti del girone di andata di C1. Goal Collection, prendete il respiro, ecco tutte le reti di sabato. Partenza Spinaceto, gestita da Daddato, serve a sinistra su Colone, Colone rientra su Fantozzi, calcia di destro, 2-1 dello Spinaceto che si riavvicina con Fabrizio Colone, è rientrato su Fantozzi con uno splendido tunnel, ha calciato di destro e ha trafitto Rocchetti. Aleandri che scambia con De Cicco, ancora Aleandri, 1-0, il destro di Aleandri, il numero 10 porta in vantaggio gli ospiti. Appoggio per Tortorelli che prende in consegna il pallone, guarda l'avversario, il numero di Tortorelli lo salta, se ne va in mezzo, c'è Rossi, il vantaggio dell'Anguillara, Alessandro Rossi sempre lui, la tripletta del numero 8, una prestazione monumentale, adesso mette la freccia all'Anguillara, 4-3. Parte la Piersimoni che viene poi servita e con il destro regina Piersimoni, dopo 2 minuti abbiamo già visto 2 reti, che partita! Prova a spingere il Colli Albani, il lancio lungo però del Guidonia, la palla tra i piedi di Ceci, Ceci il destro e ancora una volta il vantaggio degli ospiti, è ancora Ceci a portare davanti i suoi, grandissimo il suo destro, nulla da fare per rispondere. Right about now. De Cicco, incontenibile, ancora De Cicco, strepitoso Blasimme. Funk soul brother. Right about now. Funk soul brother. De Fazzi calcia, Cruciani, grande risposta. Right about now. Funk soul brother. Check it out now. Il pallone va col sinistro, uno schema per Gentile, para Bruni, la palla che rimane lì, ancora Bruni, ancora la sfera che non va via dall'area, Bruni con la blocca. Il Valencia, il tiro dalla distanza di Adamo col piede, Farina. Trapioli parte in velocità, salta il suo uomo, c'è la signorella al centro e prende anche questo Caruso. Parte il Colli Albani in velocità, palla per De Cicco, De Cicco controlla il sinistro, la parata ancora De Cicco, libera la difesa. Emanuele Arduini buca per ben 2 volte la difesa avversaria solo nel primo quarto d'ora. La sua partita prosegue su standard altissimi con notevoli chiusure difensive alternate a galoppate sulla sinistra. Serve l'assist per il 3-1 di De Fazzi che ipoteca la vittoria finale. Menhir. Adriano Aleandri assieme a Luca De Cicco porta la capitolina vicinissima a sbancare il palafonte. 2 gol, un palo e un assist per il numero 10 che si dimostra uno dei giocatori più completi ed utili della categoria. Camaleonte. La C1 si sta rivelando un campionato clamoroso, fatto di momenti che decidono l'emozione di chi gioca e vive il calcio a 5. Può una partita sembrare un film? Trovare la risposta sul titolo Olympus Lido di Ostia sarebbe difficile. Il Lido va avanti 5-0, ma l'Olympus si rifà sotto. I lidensi mettono la quarta nella ripresa, gli Olimpi invece la quinta e fanno 7-7 nel finale. A volte il calcio a 5 sembra un film. Ci prendiamo un punto che sa di sconfitta, sono sincero. L'effetto Palafonte contro il suo ultimo mattatore, Marco Zannino. I CT Eur era la prova più difficile per la Lazio che va 2 volte in vantaggio, ma non riesce a contenere l'esplosività degli uomini di Minicucci. Il CT Eur diventa primo e fa paura. Era ostica per noi perché?
comunque sono primi in classifica, ma per me era più ostica per loro, perché questo campo è bello. Questi sono solo due dei cinque momenti migliori del girone di andata di C1. Per i restanti tre venite sul nostro portale futsalfanner.it. Per Aleandri, che scambia con De Cicco, ancora Aleandri, 1-0, la capitolina, Manzetti per Rossini, per Langiano con la punta, deviazione di Becchi, ed è 2-0, strepitoso riconquista il pallone dentro per De Cicco, messa laterale per Aleandri, che sbuca le spalle, le carica il destro ed è 3-3, Emanuele Gentile proprio Tirante mette in mezzo Arduini sotto le gambe di Cruciani. Suoi scodella per Arduini mette giù e buca Cruciani ancora sul Colone rientra su Fantozzi, calcia di destro Russo, Arduini se ne va sul fondo, mette in mezzo Giordano De Fatti, Tirante calcia Tirante di destro, raso terra alla destra di Cruciani, 4-1 del Santa Marinella. Veronori che prova il destro, arriva Ceci alla, sul limite del fallo laterale, arriva il destro di Napotano, la deviazione Sidonia, la palla tra i piedi di Ceci il destro, punto di battuta, va Centorbi ancora in ripartenza, Centorbi dentro per Del Grosso arriva ancora Onori e devia nella sua porta. Signorello che prova col destro, respinto e fa ancora la Signorello, forse uno schema, a parte la Piersimoni che viene poi servita e una palla per la Piantellino, poi c'è una deviazione, palla arriva alla Gambuti, che adesso riceve palla, la mette dentro, 3-1, la palla va dentro verso la Piantellino che riesce a servire la Bucchi che gliela rimette al centro, Piantellino scatenata oggi, non la prendono proprio mai, adesso cerca l'1-2 con la Gambuti e hat-trick di Milena Piantellino, tripletta. Capito tutto, l'appoggio a destra, Guazzaroni, dall'altra parte c'è Ben Sheik, il vantaggio, guarda dall'altra parte, arriva Guazzaroni la controlla, ancora Guazzaroni, dall'altra parte Rossi, alza la testa, Rossi, accorcia la distanza per Baroni, dall'altra parte, in mezzo per Giallatini, 3-1, Rossi, pallone per lui, tutto solo Rossi, il tiro arriva a Giallatini, però l'errore, Tortorelli recupera il pallone in mezzo per Rossi, il pareggio, l'avversario, il numero di Tortorelli lo salta, se ne va in mezzo, c'è Rossi, però Tortorelli ha capito tutto, Tortorelli se ne va, appoggio per Bescheik, Pedracca dall'altra parte, Aschi che deve solo tirare, lo fa in questo momento Giulio Aschi, chiude il mezzo.